Ci siamo spostati nella sede dello IED qui a Torino con il professor Carlo Simonetti per approfondire certe domande rispetto al marketing e alla comunicazione. Lei infatti mi diceva prima è coordinatore di... Coordinatore del corso di comunicazione pubblicitaria e docente di Art Direction. Bene, le poniamo quindi qualche domanda in merito appunto all'ambito della comunicazione e del marketing. Innanzitutto che aspetti si devono tenere in conto principalmente per creare una buona pubblicità che abbia un buon impatto sulle persone, ecco, su chi guarda la TV piuttosto che i manifesti in giro, ecco, tutto quello che riguarda appunto l'ambito pubblicitario, quindi dal cartaceo al visivo? Ma sono tantissimi i fattori da prendere in considerazione. Diciamo che i più importanti sono naturalmente il tipo di investimento, quindi la quantità di risorse che si riescono ad investire su un determinato progetto. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, da un punto di vista creativo, è l'individuazione del target di riferimento e quindi la capacità da parte dei creativi di costruire e confezionare un messaggio che sia diretto al target, partendo dal presupposto che questo target sia stato identificato bene, perché molto spesso la tendenza può essere quella di creare delle campagne, diciamo, universali, che in realtà parlano a troppa gente, quindi con una dispersione enorme e con quindi una capacità molto ridotta di raggiungere soltanto il target di riferimento. Per fare questo si fanno delle ricerche di mercato, delle statistiche? Assolutamente sì. Assolutamente sì, diciamo, possiamo dire che il mercato è diviso in tante fasce naturalmente, quindi parliamo di prodotti di serie A, quindi che hanno una capacità di spesa notevole, e prodotti o marche o brand che non hanno questa capacità, quindi non possono permettersi delle ricerche di mercato, ma normalmente prima del lancio di un prodotto o in una delle qualsiasi fasi della vita di un prodotto in cui è necessario raccogliere delle informazioni, si fanno delle ricerche, certamente. Nella storia com'è cambiato il modo di fare pubblicità? Diciamo che è cambiato e continua a cambiare tantissimo, perché siamo... Poi con l'avvento di internet... infatti. Cioè noi ci ritroviamo praticamente... diciamo un po' disorientati per certi versi, perché ogni singolo giorno nasce uno strumento nuovo, quindi ogni giorno ci sono nuove tecniche da apprendere, nuove tecnologie a cui fare riferimento. Faccio degli esempi così banali, fino a 10 anni fa si parlava di web, ma nessuno sapeva che cosa potessero essere i social, visto che non esistevano. Nel momento in cui nascono dei nuovi social, quindi nuovi linguaggi, nuovi codici di comunicazione, bisogna immediatamente attrezzarsi, anche perché questi nuovi strumenti danno delle possibilità che sono nuove. Per dire, io devo fare una campagna su Spotify, benissimo, è tutto da imparare, perché è una cosa completamente nuova, cioè, e domani ce ne saranno altri, quindi c'è stata un'evoluzione abbastanza regolare a partire dalla seconda guerra mondiale a oggi, dove i mezzi del comunicare erano i soliti, cioè il manifesto, lo spot televisivo, la radio, l'annuncio stampa sul giornale. E siamo andati avanti così per tantissimi anni. Improvvisamente con l'esplosione di internet, quindi del web, oggi il mobile e tutti gli accessi che ci sono a internet da tablet e altre tipologie di piattaforme, è chiaro che è cambiato tutto, ci sono tantissimi. Peraltro, a suo dire, qual è il mezzo di comunicazione più persuasivo tra tutti questi? Ma diciamo, è difficile questo, perché sulla pubblicità su web si sta puntando molto, poi tra l'altro mi sembra che la pubblicità su web riesca ad essere molto più come dire, precisa sui gusti dei consumatori. Ma allora la pubblicità su web offre delle possibilità di profilazione che sono enormi, no? Voglio dire, se io so che il mio è un prodotto, faccio di nuovo un esempio, è un prodotto tecnologico destinato alla navigazione a vela, ho la possibilità di andare a selezionare il mio pubblico, cioè non sottopongo il mio messaggio a persone a cui non gliene frega assolutamente niente dell'ultimo verricello uscito o del tipo di vela. Vado a selezionare il mio pubblico, offro, sottopongo il mio messaggio soltanto a questo pubblico. Quindi c'è una capacità di selezione enorme, non solo, ma attraverso la pianificazione online in qualsiasi, su qualsiasi tipo di piattaforma riesco anche a ricevere delle informazioni. Quindi ho la possibilità di testare i miei messaggi, capire quale di questi messaggi risponde meglio, cioè ho avuto più click su questo banner che era tutto rosso, benissimo, lo facciamo rosso, non lo facciamo blu, no? Per fare degli esempi, no, però ci fermiamo lì. E quindi questo modifica molto le cose, permette oltretutto internet di modificare e correggere il tiro in corso d'opera, cosa che sugli altri mezzi sarebbe impensabile. Però per tornare alla tua domanda di prima, il mezzo più persuasivo, comunque quello che ottiene i migliori risultati per quanto riguarda i prodotti di largo consumo, parliamo di prodotti dei quali non possiamo fare a meno, cioè il detersivo, il dentifricio e questo, continua a essere la televisione. Assolutamente. E come elemento in questo strumento che è la televisione, si tiene più conto tipo della musica, del colore? Qual è, sempre a suo dire, certo, a sua discrezione, l'elemento che proprio è fondamentale, che colpisce forse di più, un po' più coinvolge chi guarda? Ma vabbè, oggi si è fatto un grossissimo passo avanti e un grande passo indietro però andando a recuperare delle cose, dei contenuti, cioè oggi si parla molto di storytelling, quindi un brand deve essere in grado di costruire una storia, costruire un suo mondo e all'interno di questo mondo ambientare le sue storie, le sue microstorie, che era un po' quello che noi italiani avevamo già scoperto nell'immediato dopoguerra con Carosello. Cioè, quello che mi stava venendo in mente. 60 era già questa cosa qui, era storytelling a tutti gli effetti, oggi disprezzato tantissimo, la stessa idea del format. Di nuovo, in Carosello esisteva già, quindi esistevano delle contestualizzazioni all'interno delle quali far muovere gli oggetti, i teatrini, i personaggi come delle marionette, e questa era una cosa che all'epoca naturalmente funzionava perché non c'erano altri mezzi. Oggi si tenta di costruire questo storytelling attraverso tanti strumenti, tanti mezzi, cercando di facendo un lavoro molto più accurato, molto più profondo, molto più preciso. Questo perché se lo spettatore si sente coinvolto, rappresentato nel contesto che vede, è più portato poi a usare, sì, anche a emulare, quindi comprare quel prodotto? Allora, intanto facciamo subito una piccola distinzione. L'acquisto del prodotto è importante soprattutto quando c'è il lancio di un prodotto. Allora, io lancio un prodotto, questo può avere un grosso successo, se però il prodotto non è buono non lo ricompro più. Quindi l'efficacia della pubblicità ovviamente deve mantenersi, cioè, ci sono brand di detersivi che non possono permettersi di smettere di fare comunicazione, perché in quel momento ce li dimenticheremmo, no? Quindi sono costretti a continuare a fare comunicazione. Diciamo però che fanno comunicazione per dei prodotti che sono già ipercollaudati, cioè la Coca-Cola sappiamo tutti che è buona, cioè ci piace, determinati detersivi, Dixan, Dash funzionano, altrimenti non sarebbero acquistati. Questo al di là della qualità della comunicazione, e quindi è importante essere presenti, è importante essere puntuali ed è fondamentale che il prodotto risponda alle caratteristiche, alle sue promesse, risponda ai bisogni del consumatore e che abbia ovviamente un prezzo equo. La figura corporea com'è vista nella pubblicità? Perché si tende molto a usare, soprattutto oggi, molti messaggi subliminali vengono lanciati tramite la pubblicità, poi vabbè, siamo bombardati anche a livello di programmi, però in particolare la pubblicità sia cartacea anche televisiva è piena di appunto messaggi appunto in sottofondo, no? Subliminali, ecco. Secondo lei... Ah. Ma non so, forse c'è stato un periodo più... No. Se posso, allora c'è una ragione per tutto questo. Allora, nel 1957 è stato pubblicato un libro che si chiamava I persuasori occulti. Questo testo, ahimè, è stato per tantissimi anni l'unico testo che parlasse di comunicazione pubblicitaria. Quindi, soprattutto sul mercato italiano, cosa è accaduto? Non c'erano altri testi, non c'erano altri libri. Anche i grandi creativi, Bill Bernbach, i grandi Russell Reeves, avevano scritto delle cose ma non erano mai state tradotte, non avevano varcato i confini dell'oceano. Di conseguenza ci si ritrovava con questo testo. Questo testo presentava una serie di esperimenti che poi sono stati ripetuti e nel corso degli anni si è scoperto no, non funziona così, cioè io posso anche andare a mettere un fotogramma ogni 24, a nascondere un fotogramma ogni 24, ma non accade assolutamente nulla. Posso tentare di mimetizzare simboli sessuali all'interno di un... Però non è detto che il risultato sia quello. Okay. Cioè io posso andare a nascondere un pene, una vagina, una coscia in qualche punto, però quale sarà il risultato? Chi ce lo può dire? Meno ci sono state delle ricerche poi in merito... Assolutamente, perché il libro era molto provocatorio, cioè il libro portava degli esempi, ma erano degli esempi discutibili. Oggi si parla molto di neuromarketing, per esempio. Bisogna andare, cioè bisogna avere le prove, bisogna provare quello che si dice, e soprattutto con delle campionature credibili, perché un test fatto su 40-50 persone non è un test. Diciamo che comunque può esserci, può servire fare della comunicazione, chiamiamola subliminale, ma deve essere un qualche cosa di, non necessariamente una cosa nascosta, mi spiego, io posso creare delle situazioni perché sono le situazioni che aspirazionalmente il mio target vorrebbe poter vivere. Sì. Si pensa a quelli dei profumi, forse sono anche quelli che più... Sono il top, sì, il profumo è il top, ma lì abbiamo a che fare con registi di altissimo livello, produzioni di altissimo livello, testimonial che sono il massimo sul pianeta Terra. Quindi voglio dire, quando ci troviamo di fronte a una produzione di questo genere, noi assistiamo a un vero e proprio film di altissimo livello concentrato in quei 30 secondi. Le situazioni che propongono sono quasi sempre legate a processi di seduzione o altro, ma perché quella è la ragione per cui ci compriamo un profumo, cioè essenzialmente per piacere, sì. E per piacere, per essere graditi e per sentirci in un certo modo. Direi che andare a cercare dentro questi film contenuti simbolici di carattere subliminale la vedo un po' difficile. Ci sono peraltro invece delle cose veramente splendide fatte da David Lynch, fatte dai più grossi registi, che sono dei veri e propri film. Bene, io ringrazio Carlo Simonetti per il suo contributo e vi ricordo che non dobbiamo sapere tutto per usare il nostro discernimento.